due corrono tutti, K9, il piccolo lui fa solo call, quindi mostra la mano abbastanza debole, se no rilanciava, e il mio forza era immediato, ho preso 50.000 senza neanche stare lì a pensarci tanto, ho buttato sul tavolo rilanciando, lui mi sta fuori. Flop asso 9-8 con due cuori, lui check, io vasca immediata perché l'asso non glielo faccio, io vendo la seconda coppia e il K come kicker non mi resta che sono comunque corto, lui ci pensa un po', io parlo un pochettino per sperare che lui fondi perché so che sono una mano, è una mano che sono davanti, però il rischio di uscire se lui chiama comunque c'è, lui ha da 2 di colore con 3-5 di cuori, ha chiamato 3 di picche al turn e il dono di cuori arriva. È andata, soddisfatto, è andata. Si poteva fare di più. Beh, se lui può dare c'è stato di più, però, però no, soddisfatto. Primo tavolo finale, tutto qua. Ma cosa ne pensi di questo evento di Asso Gold? Non sei nuovo a partecipare a questo tipo di tornei, cosa ne pensi anche rispetto ai precedenti? Beh, questa è una buona struttura perché comunque 50.000 di stack iniziali, lui di un'ora è un'ottima struttura, 114 giocatori, un bel torneo da modo probabilmente a far sì che alla fine ci arrivano i più tecnici o comunque i più fortunati. Su queste strutture qui succede che se qualcuno prende delle bad beat, delle mani incastrate all'inizio, ha la possibilità di rifarsi. Se con gli stack più corti, con i tornei normali, probabilmente un colpo storto può portare all'eliminazione. E con Antonio Foschini diamo anche uno sguardo al futuro. Pensa di partecipare ai prossimi eventi? Sì, adesso il prossimo evento, che tra l'altro c'è anche Asso Gold, è comunque la finale del campionato PPC, le 5 tappe che hanno fatto in collaborazione con Power Poker, che è finito il mese scorso, e lì siamo a tavola finale, siamo 700 partecipanti, siamo arrivati 2 dall'online, i 10 del tavolo finale sono 2 dall'online e gli 8 del live sono 700 partecipanti. Ho avuto la fortuna di arrivare settimo, quindi qualificarmi, senza fare comunque nelle 5 tappe grossi risultati, perché al massimo ho fatto un 18° posto, però probabilmente la costanza delle 5 tappe ha fatto sì di... Poi a maggio parte anche la Asso Gold Poker Challenge. Sì, è la seconda tornata, la rifaremo senz'altro, poi possibilmente qualificandoci nel tavolo finale precedente, se dovrebbe il terzo posto vince la partecipazione a tutte quante le tappe, quindi probabilmente speriamo di arrivare a una notizia. Bocca al lupo! Grazie.